Ciao, ciao Costa, tutto bene? Ehi Sei in strada Dino, anche tu oggi? Eh? tutto bene? Polemica Si fanno stamattina. le prove. Fanno Senti, prove. forse una risposta. Ho visto che stamattina, a seguito poi di quello che è stato il video che è andato in onda su Liberi Oltre con Mario Improtta, ha scatenato un'ulteriore risposta. Che però tutto sommato siamo un po', mi pare, ancora alle solite. Voler individuare nei fondi pensione o comunque nei contributi INPS che si versa, confrontarli con quelli che sono depositi che dovrebbero avere una valutazione o dovrebbero essere lì perché un domani possano produrre qualche forma di valutazione e di accantonamento, sia un ragionamento che purtroppo ancora sbaglia. Lo vediamo qui. Lui fa un riferimento diretto a quelli che è un libretto di risparmio. Funziona. Io avevo detto che il contributivo sostanzialmente dallo stipendio di ognuno una parte veniva tratta, messa da parte per la pensione futura. Vediamo se è così o se, come dice Boldrin. Come funziona il metodo di calcolo contributivo della pensione? Il sistema contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Boldrin, libretto di risparmio! Aula. Ecco. Questa cosa forse è un concetto che la gente ha in testa, quello che forse i contributi vanno in chissà quale cassa. Invece, purtroppo la realtà è diversa. La realtà è diversa. Lasciami dire innanzitutto, allora Mario Improta può affermare qualunque cosa, però su due presupposti. Mario Improta, come altri, non è che è necessariamente Sì, vero tutto quello che infatti non è una questione legata a lui, non è perché poi alla neanche fine personale, c'è, non è neanche personale. esatto, sono tanti che pensano che Esatto. magari effettivamente i contributi famosi che noi versiamo vadano chissà dove a Esatto. rimpinguare chissà che cassa, invece Allora, Costa. il primo elemento è di metodo. Allora, quando qualcuno trova in rete qualche riferimento, qualche spiegazione, che sia buona o che sia cattiva, probabilmente quella che ha trovato lui è completamente sbagliata, però Eh sì, no, diamo il beneficio decisamente del sbagliata. dubbio. Potrebbe anche essere che lui ha estratto una parte che era quella che gli interessava per dimostrare ciò che voleva dimostrare. Vediamo. Però il metodo vorrebbe che lui citasse la fonte, ovvero quella fonte che nel suo video lui cita, virgolette, funziona come un libretto di risparmio postale. Allora, non funziona Esatto. come un libretto di risparmio postale. Ci dica qual è la fonte, noi andremo a verificare la fonte e se, come immagino, l'ha citata male, ha citato male il virgolettato, andremo ad integrare quello che lui ha detto. Se invece la fonte dice effettivamente quelle cose, è una fonte completamente fasulla, perché il sistema pensionistico Sì, italiano. ma infatti il punto è proprio quello, no? Cercare di riuscire anche a discernere da quelle che sono fonti affidabili e che quindi hanno come dire, una rispondenza tecnica reale su quella che è la realtà dei fatti, è quello che uno magari può scrivere e inventarsi. Poi il punto è lì, la realtà che va a scontrarsi con quello che magari poi sono concetti che vengono riportati in maniera comunque completamente erronea. Esatto. Allora, diciamo come funzionano le pensioni, così probabilmente anche Mario Improta e altri impareranno qualcosa. Allora, la confusione nasce sul sistema retributivo barra contributivo e Mario Improta lo confonde con un sistema a capitalizzazione che in Italia non è applicato se non dai fondi pensione che sono di categoria Privato. privata. Quindi, per quanto riguarda quindi il capitale versato, produce una sorta di interesse composto a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL e all'inflazione. Quindi, caro Boldrin, il sistema contributivo consiste nel prelevare dal tuo stipendio una parte di soldi che serviranno per la tua pensione. No. Cialtrone! Come un libretto postale. Come funziona invece il sistema pubblico a contribuzione obbligatoria? Il sistema pubblico ha funzionato fino al 1995 secondo il metodo di calcolo retributivo, che Il significa contributivo è questo. stato introdotto proprio da Dini, se non ricordo Dadini, male, nel legge numero 95. 335 del 1995, quella concordata con i 95. sindacati. È ricordata anche da Michele durante il suo intervento nel video di ieri sera, legge 335-95. Allora, fino a quel momento il sistema unico di calcolo era il sistema retributivo, ovvero si prendeva un dato set di retribuzioni e di dichiarazioni di reddito del contribuente,
e gli si applicava un coefficiente. Che cosa cambiava? Cambiava o la base retributiva, quindi si prendevano gli ultimi 5 stipendi, gli ultimi 10 stipendi, gli ultimi 20 stipendi, su questo intervenne Amato nel 1992, gli si applicava un coefficiente di trasformazione e da lì veniva la pensione, metodo di calcolo retributivo. Cosa fa Dini con la 335 del 95, concordata con i sindacati? Anzi, mi viene da dire dettata dai sindacati. La necessità di passare a un sistema contributivo fa sì che con la 335 si decide che da una certa data in poi, oppure con certi criteri in poi, che aveva maturato determinati requisiti poi, di 18 anni di contributi, la pensione sarebbe Esatto. stata successivamente calcolata con un metodo contributivo che non è dato dalle retribuzioni, ma è dato dalla sommatoria dei contributi versati all'ente di previdenza. A quei contributi versati all'ente di previdenza si applicava poi, sarebbe applicato poi in fase di conversione del reddito in assegno, un tasso di rivalutazione che fu posto pari alla media della crescita del PIL degli ultimi 5 anni. Ma questo è un Ecco, metodo di sì, cioè, no, calcolo, questo è un metodo di calcolo. esatto, è un metodo di calcolo. Tra l'altro bisogna dire che, esatto, no, nel 95, quando Dini fece questa riforma, non fu applicata appunto, come accennato, tout court a tutti i contributi, ma è rimasto retributivo sulla gran parte delle pensioni che vengono ancora erogate. Perché chi Infatti aveva molti comunque vanno almeno con... 18 anni, Esatto. esatto, per chi aveva almeno 18 anni di versamenti rimaneva il diritto al retributivo. Tant'è vero che oggi è l'80% delle pensioni totali è ancora di tipo retributivo. Soltanto il 20%, Sì, poi c'è tra questo una parte di 20%, pensionati che è il calcolo misto, che aveva maturato una certa quantità di anni esatto, che mi pare prima sia e ha... intorno al 5%. Comunque qua ho Esatto. un grafico, lo metto dentro, ecco qua, Esatto. lo vedete. Come si può vedere da qui, l'80% è ancora di tipo retributivo, quindi non contributivo. Esatto. Allora, che errore Quindi noi. fa? Che errore fa drammatico Mario Improta? Scusami, che errore fa? Ma non solo lui, Scambia sono un tanti, metodo di... Costa, Sono scusate. tanti. Vabbè, no, adesso l'abbiamo preso a simbolo, visto che è venuto in video da noi e sta replicando. Tra l'altro, la cosa che mi viene da dire, adesso vedremo se avremo voglia di farlo, Dino, è quello di provare a smontare tutte le sue, i suoi tentativi di replica, perché se tanto mi dà tanto non si fermerà con questo. Comunque, qual è l'errore drammatico e gravissimo che fanno i sovranisti? È quello di confondere un metodo di calcolo, che può essere retributivo o contributivo o misto, con un sistema pensionistico di erogazione delle prestazioni pensionistiche, che può essere o a capitalizzazione, esempi ce ne sono nel mondo, ma sono estremamente rari. Capitalizzazione significa che io verso i contributi e quello che andrò a percepire saranno i miei contributi rivalutati in base ad una Sì, serie di operazioni. è il principio dei fondi assicurativi privati di Bravo, capitalizzazione, bravo. di quelli, insomma, un po', quello, insomma, un po' di quelle Esatto. cose lì è mastico. E quindi quelle sono le uniche forme di capitalizzazione a termine, a X anni, eccetera, che hanno poi un riferimento preciso per quanto riguarda poi i tassi di interesse e le retrocessioni sul rendimento finanziario. Vabbè, ma qua si entra troppo magari Un nel po' nel dettaglio, però tecnico. quelli sono gli unici fondi che garantiscono che quello che io verso resti lì a Esatto. capitalizzazione. Esatto. Quello che Mentre i sistemi purtroppo oggi viene pubblici. versato dalle retribuzioni come contributi va a pagare le pensioni che sono già in essere, cioè quelle attuali. Non si va ad accantonare un beato cazzo. Esatto. Quello che stiamo pagando io, Mario Improta, Dino Parrano, tutti i contribuenti attivi. In questo momento sono le pensioni di mio padre, mia madre, mia nonna, tua nonna, tua zia, Quelle eccetera, che eccetera. vengono pagate Perché oggi, non infatti il esatto. sistema in gergo tecnico si chiama è pay as you go, cioè Sì, c'è un esatto. flusso. E infatti, tra l'altro, Pino, l'hai fatto sicuramente tu. Una volta si usava, quando si facevano i corsi sul sistema pensionistico, il classico disegno del calderone bucato, perché dentro il calderone ci Sì. vanno i contributi, dall'altra parte in tempo reale escono le pensioni. Escono. E un'altra cosa ancora, questo sistema non sta in piedi, tanto è vero che deve affidarsi alla fiscalità generale, ovvero alle tasse che paghiamo, perché da solo non regge, e quindi lo Stato deve contribuire al bilancio INPS, con quote che sono variabili a Sì. seconda degli anni, ma che valgono all'incirca fra gli 8 e i 10 miliardi all'anno.
Detta molto semplicemente, tutti i contributi che noi versiamo in questo momento, che il mondo del lavoro versa, non sono sufficienti a garantire l'erogazione delle pensioni attuali. Quindi, esatto. quindi siamo già un po' nella cacca, solo con questo, esatto. Insomma. L'invito è questo. Allora, intanto a riflettere prima di parlare, prima di fare certe informazioni, perché davvero non si possono sentire. Io capisco, ho parlato poi a lungo con Michele dopo quella live, capisco benissimo lo sfogo di Michele, perché veramente certe cose non si possono sentire. E non ci si può nascondere dietro il fatto, ma io non sono un economista. Se tu metti il tema delle pensioni o il tema del debito, il tema della moneta, al centro di un dibattito, non puoi affrontarla senza sapere di che cosa stai parlando. No, ma io mi sarei augurato, al di là della piega che aveva preso un po' l'incontro, per carità, ma voglio dire, hai 24-48 ore di tempo per verificarle certe cose, che sono tutto sommato alla portata di molti, se non di tutti, e certi errori, come quello appunto di paragonare il sistema pensionistico a un famigerato libretto di risparmio, non dovrebbero essere ripetuti poi con quella violenza, perché poi alla fine alzare i toni non è che ti faccia avere ragione. L'invito che io faccio a tutti quelli che ancora possono in qualche modo solo pensare che i loro contributi vadano da qualche parte in una cassa, a rivederla un attimo, a approfondire questo tipo di informazione, perché è totalmente sbagliata, non voglio dire falsa, perché io credo che l'errore poi venga fatto in buona fede, si crede magari che effettivamente le cose stiano così, magari ci piacerebbe anche credere che siano così, però purtroppo non è così, è un'informazione sbagliata. Chiunque dica in questo momento che i contributi vadano in qualche forma di accantonamento a una cassa che produce una qualsiasi tipo di redditività, dice una colossale. Stavo dicendo, aggiungo un'altra cosa. Quando c'è stata la riforma dei fondi di pensione con la legge 258 del 2006, l'INPS ha tentato di rimpinguare le proprie casse attraverso l'istituzione, dando la possibilità ai lavoratori salariati, ai lavoratori dipendenti, di versare il loro TFR, o meglio, di far versare dai datori di lavoro il loro TFR in un altro fondo che diventava pensione aggiuntiva INPS. Questo per quale motivo? Proprio perché a caccia affamata l'INPS di contributi, perché uscendo i contributi nel momento stesso in cui vengono incamerati, ed essendo i contributi trasformati in pensione per alimentare le pensioni correnti, l'INPS non ce la fa. Le cose come stanno? Diciamo cosa come stanno. Tra l'altro, è cosa nota, come dicevi giustamente tu, non è che ci vuole chissà quale scienza o quanti anni di studio per capire come funziona un sistema pensionistico. È un invito che faccio veramente a tutti, che vogliamo fare a tutti, anche a nome di Liberi Oltre. Queste convinzioni possono essere sicuramente verificate con facilità e che quindi a monte dovrebbe prima di tutto essere considerato da dove prendi determinate informazioni, perché è un concetto, quello espresso nel video di rimando, è completamente purtroppo ancora errato per lui, insomma. Quindi, esatto. Però mi rendo anche conto che magari siano tantissime le persone che pensano che sia così, e non trovo niente di più utile che non andare a verificare per poter almeno rivedere le proprie posizioni sotto un'altra ottica. Noi sul discorso del sovranismo, europeismo, si può discutere e dibattere finché si vuole, però ci sono determinati fondamenti fattuali che purtroppo perché le cose vanno male, all'INPS è un disastro, e quindi che non possono essere fraintese. O comunque, perché se dobbiamo basare qualsiasi tipo di dibattito su fatti che non sono reali, non giova nessuno. Allora, io, Dino, sinceramente mi aspetto che lui insista, tra l'altro da quel breve video di 7 minuti si possono estrarre altre pillole di debunking. Vediamo un po', ha tirato in ballo il discorso del GDP pro capite, vabbè. Insomma, l'inflazione. Sì, poi ha fatto un post stamattina sul signoraggio della moneta, che la banconota da 500 euro costa 50 centesimi per produrla, e loro, la banca centrale, ovvero questi cattivissimi burocrati, eurocrati, che ci vogliono del male, ci mettono sopra, un pochino a cazzi loro,
la cifra che vogliono. Allora, ancora una volta, Mario, esatto. Ma sono quelle cose che erano nate ancora negli anni, io mi ricordo ancora di queste cose qua, si discuteva negli anni 90, prima 2000, eccetera, sì, quando sì, c'era il discorso, però insomma tra l'altro facendo un mischione tremende con la riserva frazionaria, vabbè, concetti troppo tecnici. Ma sono al pari di quelle bufale ricorrenti che dopo 10-15 anni tornano ancora fuori, uguali, viva Dio! Ormai sono passati 20 anni, siamo nel 2021, siamo entrati all'euro nel 2000 e ancora sentiamo bufale, perché sono bufale, del 1990. Infatti vengono riproposte anche il segnale del fatto che non si sa che cosa dire. Perché ti arrampichi e ti attacchi a tutte le cose di cui hai sentito parlare, di cui probabilmente hai capito nulla o più di nulla, proprio per rilanciare questa battaglia assolutamente contro il mulino a vento, contro l'euro, contro la banca centrale, contro i privati, il neoliberismo che pare che sia dappertutto. Ma io ti dico la verità, fatta salve qualche eccezione, come dire, assolutamente palese, ma io credo nella buona fede di tantissime persone che... Io no. Però... Io sono meno buono di te. No, io adesso non è che mi voglia riferire necessariamente al signor Improto, però al di là di tutto, ripeto, io credo che ci siano tantissimi italiani che siano convinti in buona fede, che ci siano, ma perché la propaganda è quella lì e a volte non è neanche così facile riuscire a... Lo sappiamo, il principio del debunking è sempre quello, sparare una cazzata è un secondo. Smontare la cazzata non ti bastano 5 ore sul secondo. Quando poi la cazzata è di un minuto, debunkarla ci vuole un giorno, è sempre là. Generalmente è così. Esatto. Vabbè, abbiamo parlato di pensione, abbiamo spiegato che cosa è il sistema ripartizione a contributivo e cosa invece è un'altra categoria. Che cosa sono le pensioni a capitalizzazione e quelle a ripartizione? Penso che il nostro lavoro abbia semplicemente, fatto oggi. Chiudiamo decisamente e diciamo, ragazzi, se per caso ancora pensate che i vostri contributi vadano a finire in una qualche cassa che un domani ritirerete quello che avete accantonato, toglietevelo dalla testa. Non è così. I vostri contributi oggi vanno a pagare le pensioni di oggi. Quelle che in questo momento percepiscono mio papà, i nostri parenti e chiunque sia in questo momento in pensione. Non vanno a accantonarsi da nessuna parte e sono una spesa che è addirittura superiore al gettito dei contributi stessi. Prima di chiudere, perché Nicola Giocondo mi aveva fatto su Facebook una domanda sulle pensioni, e cioè se c'è qualche calcolo di quanto costerebbe passare tutti quanti subito un sistema di calcolo contributivo. Io le avevo scritto che avremmo fatto un video e ne avrei parlato, adesso mi stavo quasi dimenticando. Allora, questo calcolo cominciamo a farlo un pochino di anni indietro io e Antonio Borghesi, ovvero volevamo calcolare se era possibile quanto sarebbe costato, quanto si sarebbe risparmiato passando immediatamente tutti quanti da un giorno all'altro dal sistema retributivo o misto al sistema contributivo puro. Il calcolo è impossibile da fare per una e una sola ragione, perché i dati INPS mancano. Quando scoprimo questa cosa, io lo chiesi a Elsa Fornero, che era stata al Ministero, e Elsa mi confermò che quei dati all'INPS mancano, quindi quel calcolo è impossibile da fare. Cioè l'INPS non ha i dati delle pensioni passate, naturalmente. Questo per rendervi conto di quanto bene funziona. E direi che su questa cosa ci salutiamo, perché ne ho le palle piene. Esatto. Va bene, Costantino, buon viaggio. Ciao. Ciao caro. Ciao a tutti. Ciao.